Salve ragazzi, bentornati sul canale, bentornati al vostro ufficio. Siamo tornati qui nuovamente, anzi siamo ritornati nuovamente sul gioco di carte collezionabili Pokémon. Ebbene sì, signori, oggi vi faccio vedere un po' di cose che andremo ad aprire nel corso del tempo. Allora, questa è la prima. Guardate qui che bella, prima tin. Poi abbiamo la seconda, quella di Boltang. E infine quella di Eldegoss. Ragazzi, perché sono ritornato nuovamente sul gioco di carte collezionabili Pokémon? Perché in questa espansione, quindi Destino Splendente, che in inglese è Shiny Fates, Shiny Fates, ho visto che ci sono delle carte molto interessanti, tra quale il caro Charizard Ultra Shining VMAX. Signori, costa dell'altro mondo, che poi magari uno se lo può anche rivendere, però. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo, del rivendere le carte. Fatta questa piccola premessa, come ogni volta, un bel pollice in su, un commentino, l'iscrizione, ragazzi, che è importante, la condivisione se vi va. Non scordatevi mai che c'ho una pagina Instagram e in descrizione trovate anche il codice sconto del 20% per prendere magliettine come queste. Mi raccomando, ragazzi, supportate la serie perché più la supportate, più ovviamente cercherò nel risparmio mio di portare altri spacchettamenti Pokémon. E chissà, signori, se magari prima o poi torneranno anche questi. Però. Sullo spacchettamento possiamo farlo, sul gioco di carte online ancora ho qualche problema. Quindi, fatta l'introduzione che ho messo sicuramente nella descrizione come saltarla, passiamo finalmente alla tin di oggi, quella di Eldegoss V Ultra Shining. Quindi passiamo all'altra inquadratura e vediamo meglio nel dettaglio. Ed eccolo qui, signori, mamma mia, quanto è bello! Quanto è bello Eldegoss Ultra Shining. Ovviamente, signori, piccola review della box, ma è uguale a quella di Cramorant, quindi non mi soffermerei troppo e direi di andarlo ad aprire. Bustozze, colpo di bustozze che scendono. Signori, ovviamente se vi siete persi gli altri episodi, andate a recuperare, perché questo è uscito sicuramente dopo quello di Cramorant e chissà se anche quello di Boltang è uscito. Ovviamente tutto dipende da voi cosa avete risposto nel sondaggio precedente. Allora, guardiamolo bene questo Eldegoss, quanto è bello, eh. Allora, in testa vincente. Quando cicli questo Pokémon dalla tua mano o la metti in panchina, durante il tuo turno puoi prendere una carta aiuto dalla tua pila degli scarti e aggiungerla alle carte che hai in mano. Questo potrebbe essere molto interessante qualora magari c'è una cosa che ci fa riprendere Eldegoss in mano e poi riproporlo nuovamente in panchina. Sospensione, 2 energie in colore, 50 danni. Puoi rimischiare questo Pokémon a tutte le carte in esso assegnate nel tuo mazzo. E questo potrebbe essere molto interesting. Però vi devo far vedere quanto è meraviglioso sto Eldegoss. Basta così. L'abbiamo visto abbastanza. 2 minuti ci sta. Ok, con le classiche bustine, oggi abbiamo due Charizard Ultra Shiny VMAX. Nuovamente il nostro obiettivo dello spacchettamento stesso. Quindi andiamo dritti per dritti. Come sempre, signori, fatemi sapere qual è lo Shining che preferite, qual è la carta che avete a cuore di più. E come sempre, facciamo il gioco dell'energia, signori, energia erba, no, energia acqua. Ovviamente voi dovete dirlo nell'istante in cui giriamo. Scudo rovinato. Rotom. Sblozzle. Morpico. Eevee, sempre con quest'artwork fantastico. Losiflower. Yanma. Snom. Guarda che simpatico questo Snom. Eevee. Reverse. E un Weezing di Galar. Holographicus. Molto molto interesting. Certo, se era Shining era veramente bello, ma ci sta lo stesso, ci sta, signore, ci sta. E la prima holographication l'abbiamo presa, si va avanti. Ogni tanto si aprono e non si aprono velocemente queste bustine, ma va bene così. Codiciozzo da parte. 1, 2, 3, 4. E il trick, energia erba, no, il buio più totale. Rotom. Scudo. Floatzlate. Kufants. Eevee, e già questo è il quinto. Buzol. Yanma. Oh, mamma mia, signori, mamma mia! No! Questa era un'altra delle carte. Mamma, signori. Emotionation. Dopo cosa abbiamo anche? Emotionation. Emotionation, signori. Eternatus V Black Gold, signori. Mamma mia. Non vi dico forse che effettivamente sia a livello del Charizard, ma quasi. Mamma mia, signori. Ma che cos'è sto spacchettamento? Ma che cos'è? Ve lo faccio vedere da più vicino. Mi sembrava che era il VMAX, invece no, è il V normale. Vediamo se qua lo potete vedere meglio, eh. Il tutto leggermente meglio. Spettaculus, signori, spettaculus. Va bene, mettiamolo da parte perché questo vale, signori, questo vale.
E ancora non è finito, ancora abbiamo tre pacchettozzi. Signori, ma che cosa sono? Questi pacchetti di Destino Splendidus. Veramente splendidi. E andiamo. Trick a 4. Vai, io direi lotta, no, acciaio. Io sono sempre per la lotta, ma in realtà abbiamo visto che non è così. Twiki, Rotom, Spada Rovinata, Nikit, un po' Nikit, Glossy Flower, Cacnea, Kufant, Weasel, Scorbunny, Shiny, Quella, e dove abbiamo? Mamma mia! Ragazzi, non ci vedo. Crobat VMAX e Scorbunny Shiny. Ma ragazzi, ma è stupendus tutto ciò. È veramente stupendus. Ragazzi, ve lo faccio vedere un po' meglio. È così, uno. E uno fanno due. Ma questo spacchetto, ancora quanti ne abbiamo? Ancora abbiamo altre due. Signori, se troviamo anche il Charizard VMAX, il video finisce qui, eh. Il video finisce qui. L'ho detto e lo faccio, eh. Anche se dura meno di 10 minuti, non mi interessa niente. Allora, si gira. Codicino da parte. 1, 2, 3 e 4. Vai di erba. Mamma mia, se lo indoviniamo e troviamo anche il Charizard. Mamma mia, finisce qua, signori, finisce qua. Twiki. Oh, Twikiti. Ballinos. Tropius. Sempre Cacnea. Sempre Orsi. Sempre Kufant. Sempre Tweetle. Sempre Yan. Sempre Yan Mega. Reverse. Signori, c'è qualcosa. C'è qualcosa, signori. C'è qualcosa. In colore, signori, in colore. Dito V, signori, ci sta lo stesso. Ci sta lo stesso. Mi ero emozionato, avevo visto qualcosa di interessante, ma ci sta lo stesso. Ultima bustina. Col Charizard. Quindi, a prescindere, il filmato può concludersi con l'ultima bustina. Però, signori, quante cose stiamo trovando in questo pacco. Sicuramente molto, molto validus. Perché per il prezzo, secondo me, l'abbiamo già superato, eh. Vai di Electrodes. Allenatore della palestra. Flozzle. Asciugamano del Team Yell. Eevee. Morpico. Weasel. Nikit. Cacnea. Manaphy Reverse. E niente, signori. Zarud. Vabbè, d'altronde, se trovavamo tutto il pool completo era veramente impossibile. Ma andiamo a rivederle nel dettaglio. Andiamo a rivederle, signori. Ditto V, che non vale tanto, però è molto bello. Scorbunny. Il Crobat VMAX Dynamax. Guardate quanto è bello questo Dynamax. Eternatus. Black Gold. Fantasticus. Un Weezing di Galar, che comunque non fa male. E poi il nostro Eddekos promo. Signori, se ancora non l'avete fatto, un bel pollicione in su, perché ragazzi, alla fine ovviamente si deve e obbligatoriamente mettere sto pollicione. Dopo quello che abbiamo trovato, si deve per forza mettere. Quindi, signori, se non avete visto le altre box o se ancora ne deve uscire un'altra, signori, andate a vedere. Ma comunque io le sto facendo tutte di seguito e poi si pensa. Ovviamente vi faccio vedere prima l'uno, prima l'altro, in base al sondaggio che avete fatto. Non voglio aggiungere altro perché mi voglio andare a riguardare queste carte fantastiche. Niente, signori, ci vediamo alla prossima e vi do un saluto a tutti quanti voi. Ciao! Oregon.